Ha perduto il treno. Per un minuto, sa, arrivo alla stazione e me lo vedo scappare davanti. Poteva corrergli dietro. Già, è da ridere, lo so. Bastava, santo Dio, che non avessi tutti quegli impicci di pacchi, pacchetti, pacchettini, più carico d'un somaro. Ma le donne, commissioni, commissioni, non la finiscono più. 3 minuti, creda, appena sceso di vettura, per dispormi i nodini di tutti quei pacchetti alle dita. 2 pacchetti per ogni dito. Doveva essere bello. Sa che avrei fatto io? Li avrei lasciati nella vettura. E mia moglie? Ah sì, e le mie figliuole? E tutte le loro amiche? Strillare. Mi ci sarei spassato un mondo. Perché lei forse non sa che cosa diventano le donne in villeggiatura. Ma sì che lo so, appunto perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di niente. Questo soltanto. Capaci di sostenere che ci vanno per risparmiare. Poi, appena arrivano in un paesello qua, dei dintorni, più brutto è, più misero è l'ercio e più imbizzarriscono a pararlo con tutte le loro galanterie più vistose. Le donne, caro signore. Ma del resto è la loro professione. Se tu facessi una capatina in città, caro, avrai proprio bisogno di questo, di quest'altro. E potresti anche, se non ti secca, caro, se non ti secca. E poi, già che ci sei, passando di là? Ma come vuoi, cara mia, che in 3 ore ti sbrighi tutte codeste faccende? Ma che dici? Prendendo una vettura. Il guaio è che, dovendo trattenermi 3 ore sole, sono venuto senza le chiavi di casa. Oh, bella. E perciò? Ho lasciato tutto quel monte di pacchi e pacchetti in deposito alla stazione. Me ne sono andato a cenare in trattoria, poi, per farmi svaporare la stizza, a teatro. Si crepava dal caldo. All'uscita dico, che faccio? Sono già le 12. Alle 4 prendo il primo treno. Per 3 orette di sonno non vale la spesa. E me ne sono venuto qua. Questo caffè non chiude, vero? Non chiude, no, signore. E così ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione. Perché me lo domanda? Non vi staranno forse sicuri? Erano tutti ben legati? No, no, non dico. Ben legati. Me l'immagino. Con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Che mani! Un bel foglio grande, di carta doppia, rossa, levigata, che è per se stessa un piacere vederla, così liscia che uno ci metterebbe la faccia per sentirne la fresca carezza. Si stendono sul banco, poi, con un garbo disinvolto, vi collocano su, in mezzo, la stoffa lieve, ben piegata. Levano prima da sotto, col dorso della mano, un lembo, poi da sopra vi abbassano l'altro e ci fanno anche, con svelta grazia, una rimboccaturina, come un di più, per amore dell'arte. Poi ripiegano da un lato e dall'altro, a triangolo, e cacciano sotto le 2 punte. Allungano una mano alla scatola dello spago. Tirano per farne scorrere quanto basta a legare l'involto e legano così rapidamente che lei non ha neanche il tempo d'ammirar la loro bravura, che già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito. Si vede che lei ha prestato molta attenzione ai giovani di negozio. Io, caro signore, intere giornate ci passo. Sono capace di stare anche un'ora fermo a guardare dentro una bottega attraverso la vetrina. Mi ci dimentico. Mi sembra d'essere, vorrei essere, veramente, quella stoffa là, di seta, quel bordatino, quel nastro rosso o celeste che le giovani di merceria, dopo averlo misurato sul metro, ha visto come fanno. Se lo raccolgono a numero 8 intorno al pollice e al mignolo della mano sinistra, prima di incartarlo. Guardo il cliente,
o la cliente che escono dalla bottega, con l'involto appeso al dito, o in mano o sotto il braccio. Li seguo con gli occhi, finché non li perdo di vista, immaginando. Quante cose immagino! Lei non può farsene un'idea. Ma mi serve, sa? Mi serve questo. Le serve? Scusi, che cosa? Attaccarmi così, dico con l'immaginazione, alla vita, come un rampicante intorno alle sbarre d'una cancellata. Ah, non lasciarla mai posare un momento, l'immaginazione. Aderire con essa continuamente alla vita degli altri, ma non della gente che conosco, no. No, a quella non potrei. Ne provo un fastidio, se sapesse. Una nausea. Alla vita degli estranei, intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente, ma non a capriccio. Anzi, tenendo conto delle minime apparenze scoperte in questo e in quello. E sapesse quanto e come lavora, fino a quanto riesco ad addentrarmi. Vedo la casa di questo e di quello. Ci vivo, mi ci sento proprio, fino ad avvertire, sa, quel particolare alito che cova in ogni cosa, nella sua, nella mia, ma nella nostra, noi non l'avvertiamo più, perché è l'alito stesso della nostra vita. Mi spiego? Vedo che lei dice di sì. Sì, perché, dico, deve essere un bel piacere cotesto che lei prova, immaginando tante cose. Piacere? Io? Già, mi figuro. Mi dica un po'. È stato mai a consulto da qualche medico bravo? Io no. Perché? Non sono mica malato. Non s'allarmi. Glielo domando per sapere se ha mai veduto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti stanno ad aspettare il loro turno per essere visitati. Ah sì, mi toccò una volta di accompagnare una mia figliuola che soffriva di nervi. Bene, non voglio sapere. Dico, quelle sale... Ci ha fatto attenzione. Divano di stoffa scura, di foggia antica. Quelle seggiole imbottite, spesso scompagne. Quelle poltroncine. La roba comprata di combinazione, roba di rivendita, messa lì per i clienti. Non appartiene mica alla casa. Il signor dottore ha per sé, per le amiche della sua signora, un ben altro salotto. Ricco, bello. Chissà come striderebbe qualche seggiola, qualche poltroncina di quel salotto portata qua, nella sala dei clienti a cui basta questo arredo così, alla buona, decente, sobrio. Vorrei sapere se lei, quando andò con la sua figliuola, guardò attentamente la poltrona o la seggiola su cui stette seduto, aspettando. Io no, veramente. Già, perché non era malato. Ma neanche i malati spesso ci badano, compresi come sono del loro male. Eppure, quante volte certuni stanno lì, intenti a guardarsi il dito che fa segni vani sul bracciolo lustro di quella poltrona su cui si stan seduti. Pensano e non vedono. Ma che effetto fa quando poi si esce dalla visita, riattraversando la sala, il rivedere la seggiola su cui poc'anzi, in attesa della sentenza sul nostro male ancora ignoto, stavamo seduti, ritrovarla occupata da un altro cliente, anch'esso col suo male segreto. Olà! Vuota, impassibile,
in attesa che un altro qualsiasi venga ad occuparla. Ma che dicevamo? Ah già, il piacere dell'immaginazione. Chissà perché ho pensato subito a una seggiola di queste sale di medici dove i clienti stanno in attesa del consulto. Già, veramente, non vede la relazione. Neanche io. Ma è che certi richiami di immagini, tra loro lontane, sono così particolari a ciascuno di noi e determinati da ragioni ed esperienze così singolari, che l'uno non intenderebbe più l'altro se, parlando, non ci vietassimo di farne uso. Niente di più illogico, spesso, di queste analogie. Ma la rivelazione, forse, può essere questa. Guardi, avrebbero piacere quelle seggiole d'immaginare chi sia il cliente che viene a sedere su loro in attesa del consulto. Che male covi dentro? Dove andrà? Che farà dopo la visita? Nessun piacere. E così io? Nessuno. Vengono tanti clienti ed esse sono là, povere seggiole, per essere occupate. Ebbene, è anche un'occupazione simile la mia. Ora mi occupa questo, ora quello. In questo momento mi sta occupando lei. E creda che non provo nessun piacere del treno che ha perduto, della famiglia che lo aspetta in villeggiatura, di tutti i suoi fastidi che posso supporre in lei. Tanti, sa. Ringrazi Dio, che sono fastidi soltanto. C'è chi ha di peggio, caro signore. Io le dico che ho bisogno d'attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui, ma così, senza piacere, senza punto interessarmene, anzi, per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana, la vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa, con prove ed esempi continui, a noi stessi, implacabilmente. Perché, caro signore, non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è, ce lo sentiamo tutti, qua, come un'angoscia nella gola, il gusto della vita, che non si soddisfa mai, che non si può mai soddisfare, perché la vita, nell'atto stesso che la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa che non si lascia assaporare. Il sapore è nel passato e si rimane vivo dentro. Il gusto della vita ci viene di là, dai ricordi che ci tengono legati. Ma legati a che cosa? A questa sciocchezza qua, a queste noie, a tante stupide illusioni, insulse occupazioni. Sì, sì! Questa che ora qua è una sciocchezza. Questa che ora qua è una noia. E arrivo fino anche a dire questa che è ora per noi una sventura. Una vera sventura, sì, signori. A distanza di 4, 5, 10 anni. Chissà che sapore acquisterà. Che gusto queste lacrime. E la vita, per Dio, al solo pensiero di perderla. Specialmente quando si sa che è questione di giorni. Ecco, vede là. Dico, là, a quel cantone. Vede quell'ombra di donna? Ecco, s'è nascosta. Come? Chi? Chi era? Non l'ha vista? S'è nascosta. Una donna? Mia moglie, già. Ah, la sua signora. Mi sorveglia da lontano. E mi verrebbe, creda, d'andare a prenderla a calci. Ma sarebbe inutile. È come una di quelle cagne perdute, ostinate, che più lei le prende a calci
e più le si attaccano alle calcagna. Ciò che quella donna sta soffrendo per me, lei non se lo può immaginare. Non mangia, non dorme più. Mi viene appresso giorno e notte, così, a distanza. E si curasse almeno di spolverarsi quella ciabatta che tiene in capo. Gli abiti. Non pare più una donna, ma uno strofinaccio. E si sono impolverati per sempre anche i capelli, qua, sulle tempie. E ha appena 34 anni. Mi fa una stizza che lei non può credere. Le salto addosso certe volte, le grido in faccia, stupida, scrollandola. Si piglia tutto. Resta lì a guardarmi con certi occhi che, le giuro, mi fan venire qua, alle dita, una selvaggia voglia di strozzarla. Niente. Aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi a distanza. Ecco, guardi. Sporge di nuovo il capo dal cantone. Povera signora. Ma che povera signora? Vorrebbe, capisce, che io me ne stessi a casa, quieto, tranquillo, a coccolarmi in mezzo a tutte le sue più amorose e sviscerate cure, a godere dell'ordine perfetto di tutte le stanze, della lindura di tutti i mobili, di quel silenzio di specchio che c'era prima a casa mia, misurato dal tic-tac della pendola del salotto da pranzo. Questo vorrebbe. Io le domando ora, a lei, per farle intendere l'assurdità. Ma no, che dico l'assurdità? La macabra ferocia di questa pretesa. Le domando se crede possibile che le case di Avezzano, le case di Messina, sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe sconquassate, avrebbero potuto starsene tranquille sotto la luna, ordinate in fila lungo le strade e le piazze, obbedienti al piano regolatore della Commissione Edilizia Municipale. Case, per Dio, di pietre e travi, se ne sarebbero scappate. Immagini i cittadini di Avezzano, i cittadini di Messina, spogliarsi placidi placidi per mettersi a letto, ripiegare gli abiti, mettere le scarpe fuori dell'uscio e, cacciandosi sotto le coperte, godere del candor fresco delle lenzuola di bucato, con la coscienza che fra poche ore sarebbero morti. Le sembra possibile? Ma forse la sua signora, mi lasci dire. Se la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani, schifosi, che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso. Lei passa per via, un altro passante all'improvviso lo ferma e, cauto, con due dita protese, le dice: «Scusi, permette? Lei è grasso signore? C'è la morte addosso». E con quelle due dita protese la piglia e la butta via. Sarebbe magnifica. Ma la morte non è come uno di questi insetti schifosi. Tanti che passeggiano disinvolti e alieni, forse ce l'hanno addosso. Nessuno la vede, ed essi pensano quieti e tranquilli a ciò che faranno l'indomani e doman l'altro. Ora io, caro signore, ecco, venga qua. Qua, sotto questo lampione. Venga, le faccio vedere una cosa. Guardi qua, sotto questo baffo, qua. Vede? Che bel tubero violaceo. Sa come si chiama questo? Ah, ha un nome dolcissimo. Più dolce d'una caramella. Epitelioma si chiama. Pronunzi. Sentirà che dolcezza. Epitelioma. La morte, capisce? È passata. M'ha ficcato questo fiore in bocca e m'ha detto: «Tientelo, caro, ripasserò fra 8 o 10 mesi». Ora mi dica lei, se con questo fiore in bocca io me ne posso stare a casa tranquillo e quieto, come quella disgraziata vorrebbe. Le grido: «Ah, sì! E vuoi che ti baci? Sì, baciami!» «Ma sa che ha fatto? Con uno spillo l'altra settimana si è fatto uno sgraffio qua, sul labbro,
e poi mi ha preso la testa e mi voleva baciare. Baciare in bocca, perché dice che vuol morire con me. È pazza. A casa io non ci sto. Ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe, io, ad ammirare la bravura dei giovani di negozio. Perché lei capisce, se mi si fa un momento di vuoto dentro, lei lo capisce, posso anche ammazzare come niente tutta la vita in uno che non conosco. Cavare la rivoltella e ammazzare uno come lei, per disgrazia, che abbia perduto il treno. No, no, non tema, caro signore. Io scherzo. Me ne vado. Ammazzerai me, se mai. Ma ci sono, di questi giorni, certe buone albicocche. Come le mangia lei? Con tutta la buccia, è vero? Si spaccano a metà, si premono con due dita per lungo, come due labbra succhiose. Ah, che delizia! Mi ossequi la sua egregia signora e anche le sue figliuole in villeggiatura. Me le immagino vestite di bianco e celeste, in un bel prato verde, in ombra. E mi faccia un piacere domani mattina quando arriverà. Mi figuro che il paesello disterà un poco dalla stazione. All'alba lei può far la strada a piedi. Il primo cespuglietto d'erba sulla proda. Ne conti i fili per me? Quanti fili saranno? Tanti giorni ancora io vivrò. Ma lo scelga bello grosso, mi raccomando. Buonanotte, caro signore.